scrittore. Ci racconta com'è nata la storia del Pozzo della Polenta? Assolutamente sì, nel 1517, infatti il prossimo anno saranno 500 anni dall'assedio, appunto Francesco Maria della Rovere assedia Corinaldo, ma Corinaldo, i suoi insomma, cittadini, grazie soprattutto alla nostra cinta muraria, che è una cinta sicuramente imponente e appunto conosciuta, riesce a resistere e quindi non viene espugnata. Da lì, chiaramente che è il fatto storico, poi parte questa rievocazione storica, oggi chiamata anche Festa del Pozzo della Polenta, che appunto abbiamo deciso ecco, l'Associazione Pozzo della Polenta con il Comune e chiaramente tutti gli enti organizzatori hanno deciso di cambiare questo nome, Festa del Pozzo della Polenta, però ecco questo è il fatto storico. In sintesi, gli eventi più importanti di questi 4 giorni di festa. Sì, partirei dal giovedì sera dove si terrà teatro uno spettacolo portato avanti dall'Associazione Teatro Time con la quale collaboriamo. Venerdì avremo nella serata della festa le gare dei vari giochi in cui i rioni si contendono il palio dell'edizione 2016, mentre il sabato e la domenica saranno arricchiti dalla presenza di numerosi ospiti del nostro territorio, ma anche fuori regione, che vengono ad esibirsi alla nostra manifestazione, riempendo quindi le nostre piazze, le nostre vie, con i loro spettacoli e con le animazioni che offriranno appunto ai partecipanti e ai turisti. Domenica di particolare importanza è il corteo storico con oltre 100 costumanti per le vie del centro storico e la cena ducale in Piazza del Terreno, dove tutti appunto i costumanti ceneranno insieme. Nel frattempo si terranno numerosi spettacoli in quella piazza. Importanti poi sono gli spettacoli che verranno realizzati dal gruppo storico Combustari Vixi il sabato sera e la domenica. E poi, come da tradizione, il sabato sera a chiudere la manifestazione ci sarà la caduta del sacco di farina nel pozzo, mentre la domenica lo sparo del cannone di fico. Nei giorni di festa si potranno assaporare i piatti tipici della tradizione locale, prima fra tutti la polenta nelle nostre taverne. Le storie del Combustari Vixi sono da sempre collegate alla storia del Pozzo della Polenta. Perché? Allora, il gruppo storico Combustari Vixi, diciamo, è stato generato dall'Associazione Pozzo della Polenta, è stato creato nella ricerca di attrattive folcloristiche. Nel 1980 è stato creato il gruppo Tamburi e Chiarine, nell'83-84 è stato creato il gruppo Arcieri e poi per ultimo il gruppo Sbandieratori. Il gruppo storico nella sua interezza praticamente realizza tutto quello che è il programma d'attrattive, il programma folcloristico che riguarda l'Associazione Pozzo della Polenta. Ospita gruppi con quali collabora e organizza degli spettacoli ideati dai loro componenti durante l'arco dell'anno che poi vengono fatti qui per la prima volta all'interno della contesa Pozzo della Polenta. Sindaco Matteo Principi, Corinaldo è sempre stata città palcoscenico. Cosa accadrà a Corinaldo quest'estate? Corinaldo, sì, è un Corinaldo città palcoscenico proprio perché pensiamo che la bellezza di Corinaldo, il suo borgo, il suo centro storico, ma anche le sue colline, la sua campagna, rappresentano un grande palcoscenico aperto veramente tutti i giorni, a tutti gli orari. I corinaldesi, quindi la nostra cultura, la nostra tradizione, le persone che vivono in questo luogo sono proprio i protagonisti. Convinti che Corinaldo può parlare, continua a parlare ancora di valori, di messaggi importanti che vengono proprio dalla nostra storia, l'assedio del 1517, la festa del Pozzo della Polenta, ma possiamo parlare anche di tanti momenti culturali che andiamo a riscoprire. Delle letture di libri, nuovi volumi, nuovi quindi artisti, i reperti archeologici in Santa Maria in Portuno, un ricordo nuovamente della nostra storia, delle nostre origini. Quindi ecco un'estate, sì, di eventi, ma di eventi che spesso e volentieri partono
parlano appunto di quella che è la nostra identità, la nostra cultura, la nostra storia, le nostre tradizioni, anche di sociale, perché spesso e volentieri è frutto delle nostre associazioni, quindi di rapporti di quei protagonisti che sono i corinaldesi, che principalmente amano Corinaldo e lo vogliono far conoscere e quindi anche condividere questo bel luogo con i turisti, quindi con il turismo, questo settore così importante per il nostro comune.